Ciao Jagannath. Ciao Jagannath, buongiorno, eccoci ritrovati. Buongiorno, eccoci qui. Buongiorno. Allora, Buongiorno. Questo incontro è dedicato alle, diciamo così, a fare una diagnosi della società Sì, moderna. perfetto, soprattutto Dimmi. nei suoi modi di intrattenimento e di spettacolarizzazione. Allora, mi permetto di citare il famoso musicista Franco Battiato. In quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore, perché vediamo ovunque manifestazioni e spettacolarizzazione della violenza, sia nei videogiochi, nei mass media, nei film, spesso anche nella cronaca, proprio, cioè, esibendo proprio anche scene Orribilis. reali di violenza anche reale, che forse è ancora molto più pregnante, molto più appunto forte, insomma, da vedere. Io personalmente ne resto, cioè, sconvolto, è una cosa che mi urta molto, e volevo appunto con te discutere di questo, fenomeno, di quanto pericoloso possa essere, di quanto, chiamiamolo, Tamas si possa essere, o di quanto. Certo, allora, sì, sicuramente questo è un problema. È un problema giustamente dovuto al Tamas, specialmente insieme a Rajas e Tamas, che sono, come spiega Krishna Bhagavad Gita, le Sì, porte dell'inferno. cavolicchio. Kama Esha Krodha Esha. Quindi questa lussuria rabbiosa, che è crudele, sadismo, È anche violenta, sì, anche. sadismo, la violenza, è l'idea che noi che uno può, diciamo così, ottenere il piacere facendo del male ad altri. Motivata ad Questo altri esseri purtroppo. innocenti, certo. È un problema anche più grosso di quello che sembra. Ma infatti, io non capisco come Perché, molta gente resti esatto. impassibile di fronte a. Sì, molta gente dice: ma no, ma dai, è solo un film, ma dai, è solo un videogioco, ma dai, è solo un video, è un videoclip, eccetera, eccetera. Certo. E il problema è che la gente si desensibilizza. Come osserviamo, come È vediamo. una strategia ben precisa. L'idea, non so se tu hai sentito parlare di Noam Chomsky, No. del suo libro famoso che ha fatto epoca negli anni 70, in inglese Manufacturing Consent, traduzione in italiano fabbricare, costruire il consenso. Si rifà un po' alla finestra di Overton, più o meno, immagino. Si rifà un po' alla famosa finestra di Overton, se non sbaglio. Non è, si rifà a niente, si rifà a se stesso. A se stesso. Ok, allora non c'è Comunque non bisogno lo di conosco, rifarsi. non ne ho sentito No, parlare, non lo conosco. esatto. Allora, Noam Chomsky è un analista del linguaggio Sì? e un analista anche delle dinamiche sociali di manipolazione. Sì? Ok, adesso. Parliamo appunto della manipolazione che viene fatta in modo deliberato per controllare e diciamo così, dirigere Certo. la popolazione in generale. Un'altra diciamo così, definizione che è diventata abbastanza conosciuta negli ultimi tempi è quella Ah. dell'idiotizzazione. Quindi la manipolazione, la desensibilizzazione, l'idiotizzazione stanno galoppando liberamente. Negli ultimi decenni in Italia Negli poi ne abbiamo ultimi decenni è viste. andato crescendo. Come è cominciato? Qual è lo scopo? Perché cosa, per quale motivo questo viene fatto e perché ha così tanto successo? Allora, innanzitutto è una questione psicologica
perché ha tanto successo? Perché psicologicamente, quando le persone vedono, una persona vede un altro che soffre più di lui, praticamente si desensibilizza anche alle proprie sofferenze. Anche alle proprie, pensa a te. Per cui è il famoso detto: mal comune, mezzo gaudio. Che io ho sempre rifiutato. Esatto, però è un meccanismo psicologico che funziona con molte persone. Uno va a vedere un film dell'orrore, un film, diciamo, i famosi doomsday, no? Sì, Disastri, catastrofisti, sì. disastristi, i film disastristi. Esce e dice: beh, no, non siamo messi così male. Certo. Capito? Vede i serial killer che diventano famosi, eccetera, eccetera. Vede la gente che viene massacrata, torturata, eccetera, eccetera. Dice: beh, io non sto così male. Si guarda intorno e dice: beh, la società, no, il mondo non sta andando poi così male. Se non addirittura spesso vengono anche glorificati, Vengono premiati. glorificati, premiati, portati alla, diciamo così, alla gloria, perché il sistema attuale, diciamo così, è basato sulla pubblicità. Quindi Certo. l'entertainment che fa soldi è quello che ha molte visite, molte visioni. Certo. Perché i produttori possono vendere il materiale, il prodotto, alle, diciamo così, alle agenzie o anche direttamente alle aziende, eccetera, per Sì. pubblicità, perché la pubblicità si basa sul numero delle persone che guardano il Certo. materiale. Questo è anche diciamo così, il ragionamento dietro il famoso algoritmo, che ormai è diventato, diciamo così, come dire, la nuova religione del digitale. Nuovo L'algoritmo sceglie nuovo per modus operandi, sì. te, il modus operandi. L'algoritmo è il potente giudice esecutore, per cui ti schiaffa, per esempio, su YouTube o nelle pubblicità, cioè ti impone quello che va per la Cioè, maggiore, o vuole lui, sì. esatto, quello che Esso. vuole lui e quello che pensa che tu devi scegliere sulla base dei loro ragionamenti, diciamo così, Assurdi. artificiali, un po' stupidi, no? Per cui vengono fuori delle situazioni anche molto, come dire, perturbatrici. Per cui la gente si ritrova delle cose che poi invece no, non vorrebbe, che magari Certo. gli disturbano proprio la mente. Quindi E fanno questo. danni anche, possono anche fare danni veri e propri, perché ho scoperto che cominciano a utilizzare algoritmi anche in vari istituti, ministeri, cioè sistemi di Esatto. gestione aziendale, sanitaria, cioè Esatto. è preoccupante. Stiamo veramente, diciamo così, inguaiati. Non so se tu hai sentito proprio negli ultimi 2 giorni questo disastro della Microsoft, Sì, sono stati così, non mi che, viene in mente il termine. esatto, che è una compagnia di cibersicurezza, ha fatto un casino mostruoso a livello globale, perché praticamente tutti usano Windows. Infatti, Bill purtroppo. Gates è più ricco di Davy Crockett, come diceva Sì, Forrest infatti. Gump, no? Infatti. Perché tutti sono obbligati a usare Microsoft Windows. Certo. Per cui
Microsoft Windows ha avuto un problema di software che ha praticamente impallato aeroporti e l'intero pianeta in pratica. E questa è la dimostrazione di come noi dovremmo cercare di evitare il più possibile, perché ieri non ho usato il PC, quindi non ho fatto caso, stavo pensando se avevo notato sta cosa, ma no. Purtroppo questo è un grosso problema. Però, diciamo così, non è un problema solo quando va in palla, ma è un problema anche quando ti butta addosso l'orrore. Certo. Perché diventa... diventa una cosa, diciamo così, imposta addirittura. Negli ultimi 10-20 anni Hollywood è diventata sempre più oscura, sempre più dark, sempre più disastrosa, sempre più malvagia. Perché? Perché vede che la gente risponde. Ed è un effetto di circolo vizioso. La strategia funziona, sta funzionando. È già ampiamente funzionante. Ok. Quindi ci troviamo in un circolo vizioso che corre verso il disastro. Ora, come dicevo prima, uno dei fattori perché è successo, perché la gente, diciamo così, sente una specie di sollievo temporaneo, artificiale rispetto ai propri problemi, ai problemi reali che vive tutti i giorni. Praticamente è come una droga. Sì. Per cui chi consuma certe sostanze psicotrope, dette stupefacenti, che attutiscono la percezione del dolore, no? Praticamente fanno ancora più danni rispetto a quello che vorrebbero attutire. Certo. Per cui si entra in un circolo vizioso. È una assuefazione, è una dipendenza. E insieme ad altri fattori che provocano dipendenza, ad altri meccanismi che provocano dipendenza, come per esempio i videogiochi, che sono una dipendenza in sé, qualunque sia il contenuto dei videogiochi. Certo. E anche il famoso binge watching, che significa le abbuffate di televisive. Ah, okay. Di video, di film, di sceneggiati che uno soap opera, fa tutte le stagioni di, non lo so, capito? Certo. Tutti i film, tutta la serie dei film dello squartatore di... cioè già il fatto di fare le, diciamo così, le maratone, certo, si chiamano maratone ma in realtà sono abbuffate. Certo. Perché una maratona è qualche cosa che tu fai che è di una certa utilità. Certo. Cioè tu fai una maratona di corsa, una maratona di lavoro, una maratona in cui tu ottieni un risultato. Certo. Cioè se tu ti fai tutti i film della serie, com'era quello là, Jason, no? Con la maschera. Ah, sì, sì, sì. Il venerdì 13, no? Non lo so se ricordo bene. Sì. Poi tutti i film di Dario Argento, no? Cioè, okay, non è che fai qualche cosa di utile o per te o per la società, è una boffata, non è una maratona, ma la chiamano maratona. Ora, questi comportamenti di tossicodipendenza sono il, diciamo così, il meccanismo in sé che rende queste cose così di successo. Certo. Quindi ci sono i due fattori, il fattore di tossicodipendenza e il fattore delle persone che, come dire, sottovalutano la gravità del problema.
La tossicità del problema. La tossicità del problema, insomma, no, un po' di divertimento. E questo purtroppo si applica anche alle attività reali, di persone. Certo. Quando le persone torturano gli animali, o quando fanno degli abusi, no? Commettono degli abusi di qualsiasi genere, specialmente sui bambini, certo, sulle donne, sulle categorie più deboli, no? I disabili, sì, sì. Disabili. Per cui praticamente mi diceva, sì, dai, bisogna che si divertano, no? E questo specialmente quando si tratta delle violenze, delle aggressioni di matrice sessuale. Certo. E in generale viene fuori sempre qualcuno che dice, ma vabbè, ma cosa vuoi? I ragazzi sono ragazzi, si devono divertire, non hanno fatto niente di male. Ma sono, è sempre un uomo nelle culture maschiliste. Di solito sì, di solito sì. E purtroppo non sempre. Perché noi pensiamo che il patriarcato, il maschilismo, sia una guerra tra uomini e donne. In realtà ci sono molte donne che sono peggio degli uomini. Certo, infatti, perché... A difendere questo tipo di dinamica mentale, di prospettive. Cioè, questi concetti, sì, sì. Questi concetti. Quindi praticamente noi ci troviamo tra due fuochi. E... tant'è vero che quando è uscito il famoso 50 sfumature di grigio, ha stravenduto dappertutto. Che io devo ancora leggere o guardare? No, ma guarda, io non l'ho letto, non ho nessuna intenzione né di leggere né di comprare né di scaricare. Ma anch'io infatti, ma volevo solo farmi un'idea, per non è, però guarda, me lo sconsigli. Me lo sconsigli. Vedendo che negli Stati Uniti il 75% della popolazione... usa quelle che chiamano, diciamo così, bondage. Sì, ok. Ed è ormai sdoganato completamente. Sadismo, masochismo, bondage, cioè, ma cose così disgustose, no? Che non c'è bisogno di andarle a leggere in un libro. Cioè, proprio la cronaca. Di questo parla il libro 50 sfumature di grigio, quindi. Sì, il libro parla di un riccone che ha una relazione con una donna e gliene fa di tutti i colori. Ah. Questo è. Ok. L'idea delle 50 sfumature di grigio, cioè, non è bene, ma non è neanche male. Ah. Hai capito? Tra il bianco e il nero ci sono 50 sfumature di grigio. Così. Ovviamente c'è molto studio riguardo alla presentazione, ai titoli. Capito? Ho capito. E questo sta strabordando anche sugli animali. Ci sono molti canali YouTube che fanno vedere, oh, poveri animali, sono maltrattati, torturati, guardate cosa gli hanno fatto. Infatti, alcuni di questi video io sono, diciamo così, molto tendo a sospettare che siano fatti apposta, che siano fatti apposta per i click. Infatti, quelli che, cioè, perché più la gente fa delle cose strepitose e più c'ha le visite, più c'ha certo, diciamo così, i like, spettatori, certo. Capito? E quindi abbiamo anche gli esempi di quei matti, cioè, che vanno in giro, per esempio, con le automobili a tutto gas nell'abitato, ammazzano di qua, ammazzano di là, ma sì, perché stavano facendo il video, le dirette sui social, sì. C'hanno, sono degli influencer. E quindi c'hanno i seguaci, certo, e i seguaci li imitano, perché quando la società diventa sempre più idiotizzata, purtroppo segue quelli che sembrano essere le persone più di successo, certo,
Infatti nella Bhagavad Gita Krishna dice che yadyacharati shestas tattat evetarojana sayat pramanam krute lokastadan vartate. Qualsiasi cosa facciano le persone grandi di successo, le persone importanti, la gente segue, perché quello è un modello di comportamento che viene, diciamo, non solo è accettabile, ma addirittura porta il successo, porta la fama, porta i soldi. Perché ovviamente più gente guarda quei canali, quei video, più questi hanno le pubblicità, eccetera, eccetera. Poi vengono studi come modello e imitati. Beh, esatto, vengono presi come modello e la valanga continua a diventare sempre maggiore. Ora, negli spettacoli, nei film nei video, negli audio video dell'orrore, noi troviamo queste caratteristiche anche nei videogiochi. Troviamo queste caratteristiche che desensibilizzano la gente riguardo alla violenza, all'umiliazione, all'insulto, certo, al tipo di atteggiamento offensivo. E addirittura questi comportamenti vengono premiati, specialmente nei videogiochi. Per cui fai il punteggio, ricevi dei benefici. Poi ci sono anche le varie challenge. Ci sono anche le varie challenge, le sfide. Ci sono le challenge. Esatto. Cioè, voglio dire, quando la gente si abitua a questo tipo di dinamiche mentali, sì, poi dopo magari si reprime nelle interazioni con persone reali. Certo. Però questa repressione non è risolutiva, non elimina il problema. Certo. Anzi, nella maggior parte dei casi lo fa diventare, diciamo così, cronico e incavolato. Certo, la pressione aumenta. Esatto, tossico. Proprio marcisce, il problema marcisce. Certo. Mm-hmm. A questo dobbiamo ovviamente risalire anche indietro di secoli. Per esempio, le esecuzioni di piazza, i roghi di piazza. Certo. Le punizioni corporali che sono prescritte nella Bibbia, e per esempio, sì, non è che sono sì, si potrebbe, no, nella Bibbia e nel Corano, ovviamente, no? E nelle Hadith, cioè, questo è purtroppo una, diciamo così, per non dire i testi dell'Inquisizione, esatto. Ma non era solo l'Inquisizione, a quei tempi lo facevano tutti. Sì, ovviamente, certo, non lo chiamavano santo. Cioè, esatto, o lo chiamavano lo stesso, capitava. Esatto, lo chiamavano santo anche loro. Vabbè. Per cui, voglio dire, la situazione non è che è nata ieri, però è diventata virale in pratica. Per cui si sono, con l'aumento della popolazione, si verifica anche un aumento di queste tendenze che diventa sempre più forte per la mentalità della folla. Certo. Quindi, quando le persone vedono che è una cosa, diciamo così, diffusa, ed è sdoganata, e tanta gente lo fa, eccetera, è solo un entertainment, oggi ci divertiamo. E lì è un problema. Una delle altre pietre miliari di questa, diciamo così, strada verso l'inferno, è stata una cosa che sembra molto innocente, divertente, che si chiamava Candid Camera.
Ah, mi ricordo. Kenny Camera e i programmi video di scherzi. Certo. Che no, uno scherzo. C'è gente che se gli fai uno scherzo di quelli lì, se ha un problema di cardiovascolare, Ci resta. resta. E gli scherzi, purtroppo, a volte vanno a finire male. Certo. Anche soltanto se la persona che è vittima dello scherzo è un po' instabile mentalmente. È capace di reagire anche in modo molto violento. Ma certo. Se non contro di te, quando arriva a casa. Certo. Quindi, tutta la, diciamo così, prosopopea e le storie, per esempio, sui serial killer, anche i media, diciamo così, in inglese li chiamano legacy media. Cioè, i mass media ufficiali sono decenni che coltivano questo atteggiamento della cronaca, la cronaca nera, scandalistica. Per cui, quando le persone finiscono, i mostri finiscono in prima pagina, sbatti il mostro in prima In prima pagina. pagina. Praticamente, cioè, ci sono delle reazioni miste. Certo. Ci sono da una parte le reazioni negative, cioè giuste, quelle dicevo che disastro. Poi ci sono quelle che dicono, ah, ma c'è, cioè, però insomma, c'è gente che è peggio di me. Certo. E poi ci sono quelli che dicono, ah, questo qua ha fatto queste cose, è andato sul giornale, adesso è famoso. In particolare nella cultura americana degli Stati Uniti, questa, diciamo così, il culto del famoso è praticamente tragico, perché la gente è così livellata e spersonalizzata, delegittimata come persone, come individui, Sì, che farebbero di tutto per diventare famosi, ma certo. per E comunque poi distinguersi c'è dagli anche il altri. vincente opposto al loser, al perdente che deve essere ammazziato. Esatto. E qui abbiamo situazioni di ragazzotti che se la pigliano con il senza tetto, che, cioè, è una situazione che sta peggiorando e peggiorerà ancora. Cosa possiamo fare noi per migliorarla? Innanzitutto evitare di Intrattenerci con esatto, questi. evitare di sostenere il sistema in un modo o nell'altro, perché insomma, il film dell'orrore, qualcuno, diciamo così, magari possiamo anche per curiosità informarci, però c'è un limite. Chiaro? Perché si rischia di sviluppare dipendenza. Ma certo. Un E altro. Sì, dimmi. credo che il fenomeno riguardi un altro settore molto più sottile e subdolo, la musica, Certo. la produzione musicale contemporanea. Certo. Infatti la produzione musicale contemporanea, seguendo le logiche di profitto, è andata scivolando verso il disastro ormai da decenni. Degradazione, La decadenza, spinta, sì. decadenza, idiozia. Sì. Molta gente, appunto, per, come diciamo così, autoconsolazione, Certo. no? Dice, ah, che divertente questa canzoncina così idiota. Però, cioè, le Ha una assorbe capacità e le fa di assorbire da altri, perché ha una se. capacità di influenza la musica nel Esatto, profondo, sì. l'idiozia è contagiosa. Un altro fattore che potremmo considerare in tutta questa, diciamo così, in questa visione, è il fatto, diciamo così, il fattore sottile
noi sappiamo che esistono anche delle energie sottili, esistono delle entità sottili. E Sì, certo. questo praticamente chiama in causa queste energie queste entità sottili. Certo. Questo è collegato anche al problema appunto delle malattie mentali, delle dipendenze da sostanze tossiche Sì. e dai suicidi. Per cui praticamente è un vortice Mamma mia. multidimensionale di disastro. Ah. Cioè, questa è la situazione. Ovviamente, come si diceva prima, questo tipo di squilibrio Sì. non è nato ieri. Una delle cause primarie di questo squilibrio è proprio, scusate, ma torno sempre lì a battere, la mentalità abramica Certo. che si diciamo, propone proprio esplicitamente di reprimere la sana gratificazione dei sensi. Reprimendo quelli che sono dei bisogni naturali, Sì. questi bisogni naturali vanno a marcire. Quindi noi troviamo quelli che tuonano contro la gratificazione, eccetera, eccetera, che però poi finiscono Di nascosto. di nascosto o anche solo mentalmente, Certo. eh? Anche solo mentalmente. Perché questa repressione, questa inibizione malsana porta la pentola a pressione della mente a scoppiare, saltano le valvole. Certo. E allora si finisce in quella zona mentale lì. Quindi, questo ci porta al discorso della gratificazione sana rispetto alla gratificazione perversa. Certo. E questo è un altro grosso problema di cui a cui Certo. accennavi prima, e sono due problemi collegati, fortemente collegati. Quindi bisogna capire attraverso la cultura vedica, la conoscenza vedica, specialmente la Bhagavad Gita, bisogna capire che cos'è una sana gratificazione. Dei sensi. Perché se non c'è una sana gratificazione, sattvica o addirittura spirituale, trascendentale, il nostro bisogno di trovare la felicità, no? Che è un bisogno naturale, tutti gli esseri cercano la felicità, non solo gli esseri umani. Tutti gli esseri cercano la felicità Certo. perché è una, diciamo così, è una funzione naturale, istintiva. Certo. In sé è una funzione sana. Noi possiamo superare questa necessità sublimandola a livello interiore, però a livello trascendentale. Quando noi smettiamo di identificarci con il corpo e con la mente, Sì. noi troviamo che la nostra vera natura originaria ed eterna Sì. è la pura felicità, Sat Chit Anand. Titananda. Quindi noi troviamo la nostra felicità in noi stessi, ma non fantasticando di fare chissà che cosa, Certo. semplicemente rimanendo distaccati da ciò che porta sofferenza, e questo tutto sommato era anche il messaggio del Buddha. Le quattro nobili verità Verità. parlano della causa della sofferenza, della cessazione della sofferenza. È il primo passo. Il primo passo consiste nel capire che noi non siamo il corpo, non siamo la mente,
e possiamo trovare la felicità, ma non nel corpo e nella mente, non attraverso il corpo e attraverso la mente. Possiamo trovare questa felicità, possiamo scoprirla, sperimentarla a un livello trascendentale che va oltre il corpo e la mente. Questa è la chiave. Poi ovviamente finché noi abbiamo un corpo e una mente dobbiamo prenderci cura dei loro bisogni, chiaro, delle loro necessità. Ora, le quattro caratteristiche, diciamo così, di chi ha un corpo vengono elencate come mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi. Queste sono comuni a tutti gli esseri che hanno un corpo. Mm-hmm. No? Deha, dehina. Le persone, gli esseri che hanno un corpo, quindi gli esseri umani, gli animali, le piante, eccetera, un corpo materiale. Okay? Quando noi non abbiamo più un corpo materiale, quindi abbiamo superato la necessità di avere un corpo fisico e una mente sottile, sì, noi praticamente ci troviamo, diciamo così, consapevoli, diventiamo consapevoli della nostra natura, che è quella di felicità. Certo. Però da qui a là se ne vuole. Bisogna seguire un percorso specifico, un percorso di conoscenza. Non così a spanne. A me piace, che ne so, mi piace il gelato al cioccolato piuttosto che il gelato alla panna. Cioè, certo. Il gelato in sé non è una cosa negativa, però deve essere considerato non come il ricettacolo e la fonte della felicità. Certo, affidarsi solo a quello. Esatto, noi riceviamo il gelato, che sia la vaniglia, la panna, il cioccolato, quel che è, specialmente d'estate quando fa caldo, e noi lo riceviamo come prasada, non perché è stato offerto sull'altare con la campanella, con i mantra, con le immagini, no, perché lo accettiamo come una benedizione. Benedizione. Finché dura, dura. Certo. Non siamo attaccati, non cerchiamo la felicità, non ci impegniamo nella ricerca della gratificazione come se fosse la soluzione ai nostri problemi. Certo, la soluzione definitiva ai nostri problemi. La soluzione definitiva, la fonte, sarò felice. E non che non sarai felice. Ti vuoi togliere uno sfizio? Vabbè, togliti uno sfizio. Ma devi sapere che è uno sfizio. Cioè, che dura 5 minuti, sì. Esatto, esatto. Dura il tempo che i sensi sono impegnati negli oggetti dei sensi. Poi magari ti rimane il ricordo. Però contemplando l'oggetto dei sensi anche nella memoria si sviluppa attaccamento. Attaccamento porta la collera, la collera porta la collera, la confusione, e con la memoria ciao ciao. Cioè, il gioco è fatto. Il gioco è l'offesa. Siamo belli che tostati. Quindi noi accettiamo la gratificazione dei sensi sattvica, sì, come benedizione divina. Oh, guarda che cosa ci manda Krishna, Vishnu, quello, sì, che è, no? Oh, che bel gelato! Noi ringraziamo Dio per il gelato, lo assaporiamo e poi quando è finito, certo. Non è che andiamo a farci un'altra litrata di gelato, perché non ci fa bene. E questo si verifica in tutte le situazioni della gratificazione dei sensi. Sì, certo. Dalla lingua ai genitali. Passando attraverso l'idea di possedere degli oggetti, di avere dei soldi in banca, di avere questo, avere quello, quell'altro, tutto lì. Personalmente, diciamo così, la gratificazione dei genitali è meno importante riguardo al mangiare. Certo. Perché è una cosa che noi possiamo tranquillamente lasciare andare senza
risentirne dal punto di vista della sopravvivenza. Certo. Quindi il fatto della gratificazione, diciamo, basso corporale, come si suol dire, Si può dire chakra bassi? chakra bassi, sì, sono i due chakra più bassi, Certo. Svadhisthana e Muladhara, no? Sì. Sono praticamente, diciamo così, evitabili per chi trova una soddisfazione ai livelli superiori, e ci hanno Superiori, abituati. certo. Però non deve essere una repressione, deve essere un sano distacco, una sublimazione. Quando Krishna, Consapevole, sì. esatto, Krishna Bhagavad Gita di nuovo dice: Param Drishtvani Vartate, si può abbandonare una cosa inferiore quando si vede, si trova qualcosa di superiore. Certo. Se tu mangi le schifezze e ti viene offerto del cibo molto più buono, molto più sano, cioè, è chiaro che le schifezze le lasci perdere. Dice, beh, ne. Cioè, a meno che non sei, diciamo, non fai la scelta di rimanere nel tamas, è allora un altro discorso. Però Certo. quando noi vediamo che c'è qualcosa di meglio, che ci dà più soddisfazione, una soddisfazione più sana, più luminosa, più leggera, più pura, no? Noi ci troviamo meglio. Quindi Certo. non abbiamo difficoltà ad abbandonare le gratificazioni più basse. Addirittura si potrebbe fare questo anche per gli altri tipi di gratificazione, come appunto quelle del mangiare. Certo. Quindi, se uno si distacca un po' dalla gratificazione perché trova una felicità interiore, mangia Sì. di meno. Certo, e mangia anche meglio. Mangia, esatto, che fa pure meglio, mangia delle cose più satviche, no? Ma mangia proprio di meno. Mangia proprio di Certo. meno, perché l'organismo si riorganizza in modo da utilizzare al meglio quello che riceve, quello che trova. Certo. E in questo possiamo inserire, per esempio, la pratica del digiuno terapeutico, che serve per ripulire proprio tutti i macchinari interni. E quando noi usciamo da un digiuno terapeutico ci rendiamo conto che la gratificazione è molto maggiore. Sì. Quindi, diciamo, ma la gratificazione è anche da una minima quantità e da una qualità molto più semplice. Certo. Uno dei sintomi che uno, diciamo, che il nostro organismo è intossicato, è appesantito, è quando non sentiamo più veramente i sapori. Perché i sensi sono incrostati. Un po' di digiuno ci fa bene in questo senso, perché i sensi si ripuliscono. Questo si applica a tutte le forme di gratificazione. Quindi Krishna dice: chi è moderato nel mangiare, nel Nel dormire, nel dormire. lavorare, nel riposare, nel gratificarsi, no? Si trova meglio, cioè gli fa proprio bene, sia Certo. materialmente che mentalmente che spiritualmente, no? Fisicamente, mentalmente e spiritualmente, perché anche la mente è materiale. Quindi, questa è la chiave, no? Noi dobbiamo capire se abbiamo delle inibizioni e delle repressioni, e a questo punto dobbiamo affrontarle e scioglierle prima di pensare che siamo a posto così. Prendere consapevolezza, Esatto, razionalizzarle, dobbiamo certo. prendere consapevolezza, e questa consapevolezza si capisce dal quanto noi siamo soddisfatti in noi stessi. Soddisfatti di noi stessi? Atmarama, soddisfatti nel sé. Ah, ok, chiarissimo. Cioè,
più noi siamo soddisfatti in noi stessi, meno corriamo dietro alla gratificazione dei sensi. Chiaro. Se invece non siamo soddisfatti, se invece siamo sempre a impicciarci dei fatti degli altri, creare Certo. problemi agli altri, Fare le morali agli altri. esatto, no? Andare a vedere cosa non fa, cosa fanno, cosa non fanno gli altri, anche creare delle voci false, delle calunnie verso gli altri, no? Fare i guardoni con i reality, sì. Cioè, vuol dire che se noi facciamo queste cose, vuol dire che non siamo soddisfatti. Abbiamo un problema, Houston. Certo. We have a problem. No. Quindi dobbiamo andare a vedere in noi stessi dov'è il problema. Perché il problema che diciamo non viene dagli altri. Nella stragrande maggioranza dei casi. La soluzione non è negli altri, E la diciamo. soluzione quindi non è negli altri. Siamo noi che dobbiamo diventare consapevoli della nostra situazione. Noi cambiamo noi stessi e Sì. automaticamente il mondo cambia attorno a noi. Per Certo. cui una persona che si trova in una relazione, diciamo così, Tossica. tossica, bravo, tossica, perché dicono abusiva, ma non è, cioè abusivo vuol dire un'altra cosa, Certo. in una relazione tossica. Come fa? È certo che i suoi problemi vengono dall'altra persona, ma non si possono affrontare affrontando l'altra persona. Il vero problema siamo noi, perché noi rimaniamo in quella relazione tossica? Certo. Noi dobbiamo decidere che basta. Allora, può essere difficile uscire da una relazione tossica. Però è lì che noi dobbiamo fare appello a tutta la nostra intelligenza, fare appello a ogni piccola opportunità. Cioè, invece che andare alla polizia, eccetera, bisogna fare il valigino, se si una volta si poteva fare, oggi molto meno, no? E scomparire, sottrarsi alla relazione, non Certo. alimentarla più, Certo. capito? Quindi questo è... si ottiene attraverso il distacco. Il distacco deriva dal capire che dobbiamo superare l'identificazione di attaccamenti. Se noi non superiamo identificazione e attaccamenti, qualsiasi soluzione cerchiamo di applicare avrà delle ripercussioni negative. Certo. Magari sarà una soluzione temporanea, magari sarà una soluzione lunga, magari, però è sempre un palliativo. Quindi bisogna capire esattamente come prendere le decisioni giuste, perché ad ogni istante noi possiamo fare delle scelte. Certo. Magari non possiamo fare delle scelte grandi perché sono troppo grosse da affrontare e non abbiamo la forza, non abbiamo i mezzi, non abbiamo le condizioni, Le no? circostanze, Le sì. circostanze, però comunque possiamo fare delle scelte. La scelta più importante è come dirigere la nostra consapevolezza. Le scelte che facciamo utilizzando i guna, impegnando i guna. Quindi, se noi facciamo la scelta di volgerci verso sattva e Vishuddha sattva, automaticamente le influenze di tamas e di rajas Si diminuiscono allentano, nella nostra vita. Perché certo. dove c'è sattva diminuiscono rajas e tamas. Dove c'è rajas diminuiscono sattva e tamas, E dove si c'è scivola tamas verso. diminuiscono sattva e rajas. Allora Certo. noi dobbiamo esaminare molto attentamente noi stessi, le nostre scelte, le nostre abitudini, il nostro stile di vita e
e capire come manovrare i Goon per navigare attraverso la tempesta perfetta. Certo. Allora, il Tamaguna può essere utile per dormire. Sì. Ti riposi, così. Però, voglio dire, fino a un certo punto. Perché se è stato creato ha una sua collocazione, un motivo Esatto, ha di una sua esistere. collocazione. Il Rajaguna deve essere impegnato da Sattva per darci una mossa, metterci a lavorare, metterci uno sforzo, affrontare le difficoltà, perché Sattva da solo non è in grado di affrontare le difficoltà di darsi una mossa. Sattva sta tranquillo. Infatti, quando Krishna dice a Bhagavad Gita che Sattva lega alla felicità. Lega. Sì, Lega, perché è uno dei sì. guna, Le guna sono le corde, corde, no? certo. Quindi lega la felicità, perché dovrei sbattermi? Sto contento così, perché Sì. devo fare il bagno? Sono pulito, cioè io non tocco niente di sporco, non mi sporco, quindi non ho bisogno di fare il bagno, Certo. non tocco niente di sporco, non ho bisogno di lavarmi le mani. E il sattva da solo, se non c'è un pochino di raggio si è impegnato nello spingere sattva, Sì. si affloscia e scivola nel tamas. Certo. Ora, se noi da sattva ci spostiamo a shuddha sattva, non c'è più questo pericolo, perché non facciamo più differenze, non c'è più dualità. E il Shuddha Sattva è sempre una corda, sempre un legame? No, Shuddha Sattva non è una corda, non è un guna, è al di là dei guna, è guna attita, È è al al di di là là dei del Guna, guna, perfetto. è la trascendenza, Pensa. è pura, Sattva puro, che è la definizione della trascendenza, è la bontà pura che non fa discriminazioni tra ciò che è piacevole e ciò che non è piacevole, Certo. tra la vittoria e la sconfitta, l'onore o la mancanza di onori. Gli onori e la mancanza di onori, il guadagno e la perdita. Questo è Shuddha Sattva, significa che se hai bisogno di fare uno sforzo, non hai bisogno di ricorrere a rajas, perché Sì. è una motivazione, diciamo così, che sta a un livello vibrazionale superiore. Certo. Per cui si possono fare, lo yoga ha delle, diciamo così, delle pratiche, degli esercizi, eccetera, che portano a realizzare Shuddha Sattva. Fino adesso tutto chiaro. Chiarissimo, sì. Ci sono delle domande, delle No, elaborazioni? no, no, è stato elaborato tutto e di più quello che volevo Ok. chiedere. Perfetto, perfetto. Ora Sto vediamo. pensando, ma direi di Dimmi. no. No, no, è Tutto tutto a chiaro. posto. Perfetto. Quindi, in pratica, cerchiamo di non guardare fin dall'orrore. Anzi, mi direbbe, cioè, quindi promuoviamo ad esempio sia la musica che i film sattvici e soprattutto la musica, ad esempio la musica Musica sacra, sia in sattvica, ci sono dei Occidente che film in Oriente. sattvici, ci sono dei film sattvici, ci Sì? sono dei video sattvici, Sì. anche che, diciamo così, all'interno dell'entertainment. E se non ci sono, per la carità di Dio, creiamoli. E Ma infatti, c'è che anche ci molta vorrà meglio? musica. Esatto, cioè oggi la famosa intelligenza artificiale c'ha tanti difetti, tanti pericoli, tanti disastri, almeno usiamo la parte, diciamo così, positiva. A livello di Capito? produzione musicale siamo un po' messi male, perché è abbastanza. Esatto. Ok, dai, grazie, Vabbè, Jai grazie Jagannath. mille. Già, Jagannath.